Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di PlayStation Doom. Ed eccoci qua. Questa nella mappa originale si chiamava Central Processing. Ovviamente il titolo originale è quello che vedete di questa mappa in questa versione è quello che vedete nel titolo, come ho già detto in tanti video. Ecco qui, questa la ricordo, questa zona. È un pochino triste vedere una cosa del genere. Vabbè, a parte gli imp improvvisamente esplosi, non c'è più quella zona che si apriva dove c'erano tutti quei barili. È direttamente qua la chiave rossa. E però prendendola potete liberare questi Nightmare Spectre. Francamente mi piace più così questa mappa, e non come nella versione originale, che eravate costretti a rimanere in una zona per un tot di secondi finché non si apriva il pannello. Anche questa è molto interessante, il fatto che i liquidi come quest'acido tolgano molta più vita in Ultraviolence, quindi fate attenzione ovviamente. Di là si va a prendere una Soul Sphere, però non ne ho veramente bisogno, 193 di vita. Allora andiamo avanti. Ho preso la chiave, non mi sembra, e infatti non l'ho presa. Andiamo, andiamo. Poi quando ci servirà la Soul Sphere la recupereremo ovviamente. Non è che la rimarremo lì. Sono veramente contento di fare questa versione, perché più il mio canale è completo, più sento veramente che sto facendo qualcosa di utile per la community italiana di Doom. Certo, non voglio assolutamente dire che sono il miglior giocatore di Doom, anzi vi ho sempre detto che ce ne sono tanti, ma tanti tanti tanti, che giocano molto meglio di me a Doom. Io faccio questi video semplicemente perché voglio aiutare coloro che si vogliono avvicinare ad un classico e magari non sono abituati ai controlli, oppure vogliono sapere qualche curiosità in più su queste mappe. Ed ecco qua. Una cosa che non vi ho mai mostrato, e che adesso chissà se c'è in questa versione, probabilmente sì, c'è, è che è possibile raggiungere la zona con la chiave gialla semplicemente aprendo questa. È un segreto. E se avete la chiave blu, naturalmente, potete raggiungerla. Abbiamo già raccolto la chiave gialla. Questo è un ottimo segreto per le speedrun, ovviamente, perché vi permette di tagliare tutta la zona del labirinto che c'è dall'altra parte, che però adesso vi mostrerò, ovviamente, perché se volete arrivare qui, se voglio fare un buon lavoro con questi video, devo mostrarvi quanto più possibile di ogni mappa. Quindi in questa zona il labirinto è stato completamente cambiato. Ci sono, direte voi, ma come è stato completamente cambiato? Sembra uguale. Ah sì? Ci sono solo tre zone a dispetto di quelle auspicate, che erano 5, credo. E vedete questa, quella leva lì non si trovava qua, ma si trovava in un altro percorso che si trovava lì. E questo non si trovava qua, ma si trovava in un'altra zona ancora. Comunque questa ti porta a raccogliere la chiave gialla. Non ricordo bene che c'è qua. Non vorrei che c'è la Soul Sphere qui e che ho confuso le zone. Giusto, qua si esce fuori. E c'è anche quell'altra Soul Sphere.
Vedete, i nemici mi sparano dopo anni che io entro in una zona, dandomi tantissimo tempo per farli fuori. Se poi contate che l'Archvile non c'è, siamo a cavallo. Almeno per me. Ecco qua. Siamo arrivati. Oh, wow. Questa zona qui in mezzo non aveva delle scale? E adesso non ci sono più. Aveva delle scale, se non sbaglio. Ah, vedete il Nightmare Spectre? Si fa sentire, naturalmente, perché dice, cavolo, che non sono mica l'ultimo degli scemi. Apriamo questa. Ed eccola là, la porta. Prima di entrare lì, se ricordate, nella versione... no, sempre in questa versione, nello special di Halloween, sono morto lì dentro. Perché ci sono tanti nemici. E se contate che il danno è molto più grande, è molto più consistente rispetto alla versione PC, vi renderete conto che non è molto semplice quella zona. Infatti credo che la affronterò con il chain gun. Allora, Adesso di qua. Poi, piccolo trucco, qui dietro c'è una tonda di radiazioni, ed eccola qua, in modo che non vi fate male in questo mare di melma verde. Perché la sto raccogliendo adesso? Perché non potremo più tornare indietro. E anche l'armatura, la mega armor, andava raccolta, quindi... Come vedete... Tento di pianificare tutto quello che sto facendo, in modo che mi trovo meno in difficoltà per registrare il video. Qui in mezzo non c'è più quella zona dove si saliva sopra, che dava su un parapetto dove non potevate vedere assolutamente niente di quello che accadeva lì dentro. Quindi per una parte è stato meglio così. E utilizziamo un po' sto chain gun. Adesso, perché questa zona potrebbe fregarvi? Perché i portelloni... Aia. I portelloni che si aprono sono molto più grandi rispetto a quella versione PC. Nonostante l'area abbia meno roba intorno, però... Contate che più nemici sono, peggio è. Funziona come nella versione PC. Ovvero, se entrate qua, aprite quei due. E si chiudono quelli. Mentre invece... Se entrate lì e premete anche la leva, aprite tutti e tre. Preferisco affrontarla in questo aia modo. No. Non mi chiudete assolutamente. Bene. Adesso apriamo il terzo portellone. Vedete che casino sarebbe stato? Io quello avevo fatto quell'errore, quella piccola dimenticanza, perché stavo parlando d'altro in quel video. Però come avete potuto notare, una piccola dimenticanza potrebbe avermi fatto uccidere. Avevo 200 e 200, invece adesso 158 e 159. Ok, e anche questa è fatta. Naturalmente non è Dead Simple la mappa, ma è... come si chiama questa? Oh, non mi viene il nome, vabbè. Sarà per la prossima, ragazzi. Grazie per aver visualizzato il video.